Mentre invece la narrativa che è stata raccontata sul conflitto israelo-palestinese è una narrativa che racconta l'opinione pubblica occidentale, che è quella che ahimè conta, che esiste un popolo di vittime di un'ingiustizia che è probabilmente una delle più grandi della storia, cioè l'Olocausto, che povero popolo sta cercando di trovare una propria sistemazione nazionale, una propria sicurezza. L'ha cercata in questa terra che si chiama Palestina, con cui ha dei contatti, dei legami, chiamiamoli spirituali, teologici, eccetera. E in questa terra c'è, chissà perché, inspiegabilmente una presenza araba, probabilmente arretrata, probabilmente ostile, probabilmente barbara e incolta, che per qualche motivo vuole continuare la persecuzione di questo popolo all'infinito. Ora, questa è la narrativa che tutta l'opinione pubblica occidentale sa di Israele. Vedono che Israele fa le guerre, vedono che Israele ammazza anche i civili. Però Occidente, la narrativa è questa: sì, fa le guerre, ammazza i civili, però si deve difendere dall'ennesimo tentativo di annientamento. Finché questa continuerà a essere la narrativa sul conflitto israelo-palestinese, la civiltà occidentale, che ripeto che ahimè è quella che conta, perché ha in mano i bottoni, della stanza dei bottoni, non riuscirà mai a fermare questo conflitto. Va riraccontata questa narrativa, va detto cosa veramente accadde, cosa realmente accadde in quei paesi, e quando la gente saprà, ripeto questo, la gente potrà mobilitarsi per fermarlo.